Quando preparo hamburger come questo, cioè questo non hamburger rimane nulla. Non rimane nulla, perché va nell'umido. 50 grammi di manzo macinato. Manzo macinato. 100 ml di panna da cucina. Sì, la versate e mescoliamo tutto molto bene. Che schifo. Ah, ditemi così. Come preparate gli hamburger a casa vostra? Ma di solito dovrebbe conoscere la vostra ricetta. Ma di solito con la carne, guarda, un poco di pane al massimo. Un cucchiaino di aglio, un cucchiaino di pepe nero. Tu stai facendo la, il pappone di Peppa Pig qua. Tutto molto bene. Cioè, e prima che mi dimentichi, ditemi da quale città ci state seguendo, così posso mandarvi un abbraccio speciale. No, grazie, da te non voglio niente, visto come cucini, chissà come saranno gli abbracci. Da Barcelli in Piemonte. Barcelli. Sono felice che vi piacciano le nostre ricette. Ma quella ti sfottono. Mettiamo 4 cucchiai di farina. Wow, è colore evidenziatore questo. Il lievito e mescoliamo bene. Il lievito nelle polpette. Cioè, ma veramente? Questa ricetta è incredibilmente deliziosa. Andate a casa e poi tornate qui per dirmi cosa ne pensate. Come no? Torniamo qua con i carabinieri. Sì, sì. I carabinieri stanno già arrivando. Nel aggiungiamo l'olio in quantità sufficiente in quanti... per friggere gli hamburger. Cioè, come no? Ma quale hamburger? Porzioni del nostro composto. È stucco rosa, quale hamburger? Cioè, hamburger di stucco rosa, bellissimo. Vai, vai, ok, metti. Bello, guarda come si aprono. Sembrano i skiff cake proprio, cioè proprio lo schifo. Bellissimo, guarda. Quando un lato è fritto, lo giriamo per friggere l'altro lato. Certo. E così diamo forma ai nostri hamburger. Gli hamburger con la panna, la prima volta che sento questa cosa. Guarda, gira all'orrido. Sono cotte, le togliamo dalla padella e ripetiamo il processo. Assolutamente. Quelle finiscono subito, capite, nell'immondizia. Dobbiamo farne altre, perché sennò come facciamo? Quelle finiranno subito nell'immondizia, hai capito? Vai, vai, gira, guarda, stanno vomitando anche loro. Bellissimo. Bello, sì, vai. Ok, doppia razione. Sì. Però quando non è finita. Ah, e la nostra guarda, ricetta. Guarda, anche contento. Guardate che delizia. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Ma lo guardate per prenderti in giro, la verità. Cioè, non è che è stata proprio una scelta. Voglio che. Ma tu te lo mangi o fai... Ma la cosa bella è che la tua pagina si chiama Ricette Impara. Secondo me, cioè, è istruttiva come pagina. Perché qualcosa tu insegni. Di sicuro non insegni a cucinare, perché... Figuriamoci. Però Impara, hai dimenticato tre parole dopo. Cioè, Impara, vabbè, Ricette Impara a farti arrestare. È questo che manca, capito? Cioè, si può modificare il nome della pagina, figurati, vai, lo puoi mettere. Sì, sì, ciao. È inutile che apri, sempre schifo fa.